tanta, ma tanta, ma tanta sfortuna. Dite quello che vi pare, ma se me oggi Livorno ha meritato di vincere. E addirittura, oltre a non aver vinto, non ha neanche pareggiato. Cioè, proprio ha perso. Dite quello che vi pare, però se me oggi ha fatto, Livorno ha fatto veramente una... Grande no, perché forse sarei esagerato, però ha fatto veramente una buona partita. Una buona partita in un campo difficile, perché si sa che chi va a giocare contro l'Avellino in casa, appunto, ci esce male. Cioè, magari può anche vincere, però non diciamo, non ha il completo dominio del gioco nella maggior parte dei casi. E Livorno oggi si va sempre, no? Perché comunque tutte le ossie che riguardano, diciamo, anche la classifica, cioè extra, diciamo, la partita, influenzano, condizionano secondo me la prestazione. Se si va a vedere tutte le ossie che il Livorno ha in questo periodo, fra appunto la classifica che è veramente brutta, perché veramente si rischia di andare giù, cioè dell'altro, proprio andare proprio nella zona rossa, fra gli squalifi, fra gli infortuni, fra il morale della squadra, questa la partita precedente, vedevi pare a... Io credo che Livorno oggi abbia fatto veramente una buona partita. Oggi Livorno ha avuto, secondo me, svariate volte, non tutta la partita, però svariate volte il pallino del gioco, ha gestito il Livorno la partita, ha avuto uno sbotto d'occasione che purtroppo, forse per la sfortuna, forse per la, anzi, quasi sicuramente per la poca concretezza da parte dei giocatori, appunto, non sono state sfruttate a dovere. Però io stavolta vi... Mi è capitato altre volte, però poi volte, come questa volta lì, io non c'ho da dire niente di negativo alla squadra, perché se ha perso sta solamente per sfortuna. E addirittura io non lo so, perché sinceramente non ho ancora neanche rivisto l'azione, perché questa volta faccio il video poco dopo che la partita è terminata. Non ho visto neanche, cioè, l'azione, non ho rivisto l'azione del secondo gol dell'Avellino, e quindi non so dirvi con precisione, se era regolare o meno. A parer mio, da come l'ho vista, anche i replay, così, non diciamo specifici, ma replay solamente del gol stesso, secondo me era da annullare. Uno, perché indipendentemente dal fatto che il giocatore, non quello lì di colore che ha fatto gol, che non mi ricordo mai messiame, dell'Avellino, ma quello davanti, indipendentemente dal fatto che l'abbia toccato o meno, secondo me era fuori gioco, ve lo assicuro. Ha condizionato, no, la visuale del portiere, quindi già per quello era da annullare. Poi peggio ancora se addirittura è stato quel leggero tocco, quindi automaticamente era per forza fuori gioco, era clamorosamente da annullare. Chiaramente io lo dico sì vedendo i replay, quindi non so se il giocatore dell'Avellino era veramente in fuori gioco o meno. Resta il fatto che se lo era sicuramente da annullare, sia con il tocco che senza tocco. Comunque, quindi, oltre ad esserci stato il fattore sfortuna a condizionare tutta la partita del Livorno, c'è stato anche eventualmente il fattore, come spesso vi stanno soprattutto è capitato, arbitraggio. Io, come ho detto prima, non c'ho da dire niente alla squadra. Credo che Livorno stavolta è uscito veramente a testa alta, anzi altissima. E purtroppo però, dato che alla fine Livorno non è nella condizione di dire ok, abbiamo perso, alla fine rimaniamo lì, cioè ha relativamente importanza questa sconfitta. Purtroppo Livorno questa cosa non la può dire assolutamente. Purtroppo questa sconfitta vi ci fa avvicinare ancora di più nella zona, diciamo, retrocessione. Io la chiamo zona rossa, perché poi fra l'altro diciamo le altre concorrenti, no, alla salvezza hanno fatto dei buoni risultati, soprattutto quelle che hanno dato fuori Asa. E c'è chi ha vinto, c'è chi ha pareggiato, e quindi diciamo questa partita qui, oltre a, diciamo, a farti girare, almeno a me, le palle dal punto di vista dei risultati in sé per sé, dei tre punti, ti fa girare le palle perché ti dà anche una mazzata in più, ecco. Però purtroppo questa volta è andata così, e
c'è da farci poco. Io credo che altre cose da dire non ce ne siano, perché cioè, sinceramente il commento può finire anche qua, perché sulla partita non c'è da dire altro, oltre al fatto che Livorno ha avuto tanta sfortuna, non ha concretizzato, come ho detto prima, le occasioni create, tantissime occasioni create, e boh. Forse l'unica cosa secondo me da recriminare è quel pezzettino un po' all'inizio e un po' dopo aver preso il secondo gol, che Livorno non ha reagito come doveva, perché secondo me pronti via da una parte giustamente, perché non può partire a, diciamo, a tutto gas, no? Soprattutto quando giochi fuori asse, soprattutto quando giochi contro l'Avellino, non può partire a manetta pronti via, però magari potevi stare un pochino più attento e magari non farti schiacciare, no? Per quei minuti. E poi secondo me dopo aver preso il secondo gol, dopo averlo preso così, dopo averlo preso soprattutto dopo pochissimo che l'avevi fatto e che magari potevi addirittura ribaltare la situazione, secondo me potevi reagire subito e non aspettare magari quei 10-15 minuti in più, anzi forse 10, che Livorno dopo aver preso il secondo gol secondo me si è un po' demoralizzato. Infatti addirittura, se non in maniera plateale pericolosissima, l'Avellino ha rischiato addirittura di fare il terzo, perlomeno non si è, cioè non è, dove è fatto il secondo con l'Avellino, a posto che magari difendersi, dice ok, gestiamoci il risultato, perché comunque Livorno fa vedere che può portare a casa almeno un punto. L'Avellino invece ha continuato ad attaccare e voleva definitivamente chiudere la partita. Chiaramente fino a quel momento dicevo meno male non ce la fa, alla fine comunque non ha cambiato niente, perché il risultato in sé per sé ha visto portare a casa 3 punti all'Avellino, è andata così. Però ripeto, tanto di cappello alla squadra, perché nonostante tutto ha fatto una buonissima gara, e come ho detto inizio video, se il Livorno andava a vincere non aveva rubato niente, anzi meritatissimo, meritatissima vittoria. Però purtroppo non è stato così, e come ho già come ho detto anche Vestasavi prima, addirittura oltre al fatto di non portare a casa 3 punti non portare a casa nemmeno uno, proprio diciamo torni a casa a mani vuote, e questa cosa a me personalmente fa girare un po' le palle, perché dico questa cosa qua e poi concludo il video. Fino adesso secondo me questa è stata una stagione sotto certi punti di vista bugiarda, perché a volte secondo me è stato giusto che Livorno non abbia perso, perché magari ha giocato male, addirittura le altre squadre in quella determinata partita hanno giocato sicuramente meglio di Livorno. Però tante volte è successo, seppur non in maniera plateale come questa partita qua, che Livorno ha perso per sfortuna o peggio ancora per disattenzione arbitrale, e secondo me questa stagione qua per ora si è dimostrata un po' bugiarda, soprattutto a livello di classifica, perché ok, forse non è la squadra per poter lottare per i playoff, ma non tanto di qualità ma di ostanza, perché magari una volta giostra bene, una volta giostra male, ok, però non è nemmeno una squadra per essere lì per lottare a non retrocedere. E io lo dico veramente toccandomi, secondo me Livorno si salverà, perché veramente, dato che io non in maniera diciamo esagerata, però la seguo un po' la Serie B, mi piace comunque vedere contro quali squadre gioca Livorno, magari nella condizione che sono quando Livorno ci va a giocare. E posso dirvi che a parer mio sono squadre che sì, è vero, sono, ma come a volte la classifica tuttora dimostra, sono più forti Livorno, ma tante altre che magari sono anche sopra Livorno sono peggio a livello qualitativo. Però va così, e quindi secondo me Livorno alla fine si salverà, non dico tranquillamente, però nemmeno all'ultima giornata. E niente, bisogna cercare di vedere, dato che la situazione è questa, quest'anno come un altro anno di transizione, anche se di lunga andata sta venendo un po' a noia, perché ormai è andata così, è un anno per metà sfortunato, per metà da una parte, ripeto, è giusto che a volte Livorno abbia perso, che neanche Livorno quando perde sempre per sfortuna, però è andata così. Dispiace perché, ripeto, come ho sempre detto, anche se a volte la squadra si è dimostrata
a volte non all'altezza della categoria, a volte veramente sbagliavi cose plateali, miei passaggi di 2 metri, però tante altre volte si è dimostrata una squadra che non merita di star là. E quindi, come ho detto prima, secondo me quest'anno, per quanto riguarda l'anno, no, del Livorno, è stato un anno, diciamo, un po' bugiardo, una stagione un po' bugiarda. Vabbè, detto questo, addirittura è durato più questo commento mio extra, no, alla partita, della partita stessa. E niente, ora arriviamo alle conclusioni. Conclusioni che cosa diranno? Diranno che la prossima partita sarà in casa, meno male, no? Contro il Crotone. Crotone che a Siondo è a 10 punti per ora, che non credo, no, per ora. Regola dovrebbero aver giocato tutte quelle lì che sono lì, no, per i playoff, credo. Ora ve lo, sinceramente, scusate, ma non lo so con precisazione, che è due, con precisione, dimmi di precisazione, con precisione. E niente, addirittura il Crotone, appunto, sì, 10 punti alla terza, che è il Pescara, almeno sino ad ora, quindi sarà veramente, veramente difficile. E boh, speriamo che comunque Livorno continui a giocare con questa voglia, questa aggressività qua, e secondo me, se c'è un po' di karma, tra virgolette, karma, non calma, lo dico anche questo toccandomi, le possibilità comunque di fare una buona partita indipendentemente dal risultato ci sono. Che Livorno, se vuole, soprattutto in casa, può gestire la partita. Chissà, vedremo un po' cosa accadrà. E niente, sinceramente sono molto curioso di vedere come andranno le cose. Detto questo, questa era la conclusione e vi saluto. Scusate se forse il commento è durato un po' troppo, non lo so. Però le dovevo dire queste cose. Via, detto questo, ci vediamo al prossimo video. Ciao.